anni non si emozionava tanto. Comunque, per me Domenico è una telefonata, anzi una mail, o è stato su Facebook probabilmente, no? Come era stata? Una telefonata, per me era un ignoto, poi rapidamente abbiamo capito chi era la persona appunto delle amicizie comuni, prima non sapevo niente né di lui né di quello che aveva intenzione di fare, eccetera. E Domenico è uno scienziato, un biologo marino, giusto? Sì, quindi non ho imparato bene niente, no, al 100% di Domenico. E questa telefonata mi ha proposto, di fare un po' il pigafetta, no, il diarista di viaggio di una spedizione del CNR da Termoli fino a Napoli, una spedizione che ha come tema, aveva come tema l'acqua, l'oro blu. E io di solito non viaggio mai in compagnia, viaggio sempre solo, mi piace andare senza programmi, non voglio sapere alla mattina dove dormo la sera, quindi non prenoto, vado. Il fatto di andare via con un gruppo, poi ho sentito CNR finanziato, qua magari una volta che mi pagano ho chiesto scusa quanto è il budget, quant'è? Mi ha detto niente, però mangi e bevi, e dico vabbè, già un budget, insomma. E poi col senno di poi è stato un budget veramente notevole, fra ostriche, paste fatte con il grano del senatore Cappelli, eccetera eccetera, è stata una cosa vantaggiosa, ma il vantaggio più grosso è stato quello dal punto di vista delle amicizie, perché poi non mi è pesato assolutamente stare in questo gruppo, tutto quanto è girato meravigliosamente per 2 anni, anche l'anno scorso abbiamo rifatto un altro viaggio, e quindi poi Domenico e io siamo diventati molto amici, ci telefoniamo, ci vediamo su, giù, insomma lui quando viene qua alla base a casa mia e viceversa quando andrò a trovarlo, non l'ho ancora fatto, e vi dicono. Quindi questa è un po' la storia del nostro incontro, no? E poi c'è stato il viaggio e i viaggi, perché insomma c'è stato anche quello dell'anno scorso, che è partito da Mantova, è andato su per le montagne, ma casomai ne accenniamo dopo, ecco. Cedo la parola al moderatore. Bene, aggiungo, poi Domenico lavora in un centro molto importante a Napoli, l'Antrodor, quindi un centro di biologia marina, ecco, biologia marina molto importante, poi Emilio, insegnante alle scuole medie di Ruda, scrittore, ha scritto, se non sbaglio, 9 libri. Non lo so, no, esattamente, non lo so, ma Il penultimo libro è Gli alchimisti delle colline, un bellissimo libro dedicato al foglio, l'ho visto qua girare anche prima, pensate. E prima di iniziare però, voi siete arrivati in bici, quindi devi dirmi i nomi di queste bici. Allora, la mia bici si chiama Vagabonda, perché sono andato a presentare, non mi ricordo che libro, a Monfalcone, ai mercati coperti, all'ex mercato coperto, c'è uno spazio, e una bambina alla fine della presentazione mi si è avvicinata e mi ha preso in contropiede, mi ha chiesto che nome è la tua bicicletta, e io sono rimasto, perché me l'ha chiesto perentoriamente come vanno i bambini, io ho detto non ha nessun nome, mi ha guardato, deve avere un nome, e io le ho detto, ovviamente come avreste detto voi, dalle tu un nome. Allora lei l'ha guardata e ha detto si chiama Vagabonda, e io nei libri la chiamo Vagabonda perché è stata battezzata, e mi piacerebbe incontrare questa bambina che credo che avesse 6 anni, adesso deve averne 9, insomma deve essere ancora all'elementare, ma non so se lei sa che poi questo nome è rimasto, e anche nei libri sono, se la nomino come Vagabonda in qualche punto, in quello sulla Sardegna che uscirà, lì è Vagabonda, è nominata, quindi questo è il nome e questa è la storia del suo battesimo. Quindi nata come figura giuridica a Monfalcone, ecco. Benissimo, bene, ci mettiamo comodi, a sederci. Allora, un viaggio in bicicletta che parte da Petacciano Marina, quindi siamo in Molise, 10 tappe per arrivare a Napoli. Una banda, una squadra, un circo, che poi descriveremo tra poco, di scienziati, ma non solo, per comunicare la scienza a tutti, cercare di portare fuori dalle sedi accademiche la scienza e cercare di stupire e far meravigliare la gente parlando di natura e di acqua soprattutto. Domenico, come nasce questa idea?
Allora, questa idea nasce un po' da lontano, circa 3 anni fa, in un convegno di ricercatori italiani. Si pensava di fare qualche iniziativa che potesse rompere il muro che c'è tra la scienza, tra gli scienziati, tra i ricercatori, quelli che fanno una ricerca per lavoro, e la gente, insomma, e il grande pubblico che è portatrice di conoscenza, ma da un altro punto di vista, perché mentre la nostra conoscenza è acquisita in maniera sistematica attraverso l'osservazione sperimentale, attraverso le ricerche che facciamo, la gente, diciamo, si dice gente comune, che è una cosa un po' brutta, però diciamo, i non scienziati sono più sensibili ad altri aspetti del mondo, come le tradizioni, come i ricordi, dei nomi, che possono essere importanti nel momento in cui si cerca di contestualizzare la scienza, la ricerca sui sistemi naturali, con le attività dell'uomo e anche con la conservazione degli ambienti, che non sono ambienti soltanto naturali, ma sono anche in qualche modo trasformati dall'uomo. Questo convegno era un convegno di un gruppo di scienziati italiani che fanno capo ad una rete che si chiama Rete delle Ricerche Ecologiche di Lungo Termine, dove per ricerche ecologiche di lungo termine si intende le ricerche sui sistemi naturali, quindi ad esempio il Golfo di Trieste, la Laguna di Grado, la Laguna di Venezia, il Golfo di Napoli, le montagne del Trentino, la foresta dei violini del Trentino. Sistemi naturali che vengono studiati periodicamente, quindi settimanalmente, ma mensilmente, ma per tanti anni, in modo tale da poter mettere in relazione quello che succede all'interno dell'ambiente, che può essere, non so, la deforestazione oppure l'aumento della mucillagine, con le attività umane, quindi con l'inquinamento, con la variazione dei livelli di inquinamento, con le variazioni della temperatura dovute al riscaldamento globale. Soltanto in questo modo, osservando periodicamente gli ecosistemi, si può cercare di fare un rapporto dall'effetto tra lo stato dell'ambiente e le nostre attività. Però è un tipo di ricerca che è anche molto umana, proprio perché non si limita soltanto ad osservare la natura, ma cerca anche ricerca nelle attività umane possibili cause dei cambiamenti della natura. Questa è l'ecologia fondamentalmente, in particolare quella di lungo termine. Allora, questi scienziati hanno pensato di fare delle attività di questo tipo, dei cammini, utilizzando degli itinerari che sono itinerari italiani che collegano dei punti dove si fa ricerca ecologica di lungo termine, ad esempio Termoli, le dune del Molise, dune costiere, quindi ambienti molto impattati, non ce ne sono più. Una volta le coste nostre erano piene di dune sabbiose, adesso con il cemento che arriva fino sul mare non c'è più niente. Quindi da lì ci sono però ancora delle dune e ci sono degli scienziati che le studiano. E il Golfo di Napoli, che invece è un sistema molto importante per la pesca, ma così ce ne sono anche tantissimi altri. Cioè, se guardate la mappa di questa rete LTR Italia, Long Term Ecological Research Italia, che significa serie ecologiche di lungo termine, vedete che c'è una serie di punti sull'Italia che sono punti dove si studia questo tipo di cose. Allora, si è pensato di fare dei cammini di Santiago, una specie di cammino di Santiago, invece di fare quindi viaggi a tappe che potessero passare attraverso questi punti, e invece di visitare le chiese, quindi avere il timbro sulla credenziale, si è pensato di fare invece delle attività di ricerca, coinvolgendo i ricercatori dei singoli siti e i cittadini, compresi anche gli scienziati, che si sono messi in cammino e hanno fatto questi viaggi di 3-10 giorni attraverso gli ecosistemi che vengono studiati normalmente, però con l'idea, l'obiettivo di avvicinare le persone a queste ricerche. Quindi un modo di fare anche lezioni fuori dall'università, fuori dai centri di ricerca, in maniera con un doppio scambio,
in virtù di quella cosa che dicevo prima, cioè noi abbiamo un po' di conoscenza scientifica, però la gente che non scienziati ha un altro tipo di conoscenza, e quindi fare questa cosa, questa contaminazione, che da una parte a noi scienziati ci aiuta anche a capire quali sono le priorità per gli ambienti che vengono interessati dalle nostre ricerche, invece per i cittadini c'è l'occasione di capire ma perché questi vengono ogni tanto e raccolgono il suolo qua, grattano e poi se ne vanno. Allora, in quel caso lì uno gli fa vedere, guarda, perché nel suolo ci sono un sacco di microorganismi o di organismi, di insetti che sono importanti perché contribuiscono a consumare piano piano la sostanza organica, quindi i pezzi di albero che cadono, ed è importante che ci siano perché in quel modo c'è una marcescenza lenta e quindi quel carbonio non va in atmosfera come anidride carbonica, e questo significa ad esempio mitigare il riscaldamento globale. Quindi tutte queste cose qua le abbiamo messe insieme in un viaggio, e poi, visto che è un viaggio di contaminazione, abbiamo scelto anche dei cittadini particolari, diciamo, quindi delle persone che potessero raccontare le storie che vedevano, e uno di questi è il ragazzo, ma poi ci sono tantissime altre storie. Allora facciamo così, se no diciamo già tutto, facciamo così, fai partire quel video, entriamo per un attimo nel viaggio, sì, facciamo quello da 5 minuti, intanto chiedo ad Emilio in velocità di presentarsi questo circo viaggiante, questo pellegrinaggio, io lo riconosco, racconti un po' da chi era formata la banda, la squadra. Sì, ma forse ve lo direbbe meglio, no, allora era formata appunto, oltre che da noi due, da una serie di scienziati che la maggioranza erano scienziati, comunque la maggioranza, molto particolari, no? non dico i nomi, è un fotografo, no? e avevamo anche una mascotte, una ragazza che all'epoca aveva credo 13 anni o 12, 13 anni, una ragazza che è venuta col padre, una pedalatrice indefessa, una vera mascotte, si è integrata col gruppo nonostante fossimo... vediamo questo? Sì. Parlo o sentiamo? Ecco, è diventata un po', diciamo, la nostra nipotina, no? Una nipotina che si faceva 100 km al giorno, si scalava la selva umbra sul Gargano senza fiatare. Quest'anno mi ha dato uno straccio al lago di Tove, mi ha dato 20 minuti, 10 km a tutti noi, no? Si è veramente bruciati. È una ragazza esilissima, simpaticissima, rara, grazie al padre. E poi c'era nell'immagine, credo che si veda, no? Si vede la Elisetta? Ecco qua, passiamo tutti quanti. Poi c'è Andrea Zignini, di cui parlo dopo. Poi c'è Di Cioccio, altro biologo della stazione DO. Tutte queste persone estremamente eterogenee, unite però da questa sorta di pazzia della strada, di pazzia buona della strada, di coraggio di condividere, no? Di piacere di condividere. Abbiamo anche, condiviso